Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Sembra che non finiscano le sorprese del Grande Fratello. Nella notte è stato rivelato un piano segreto dei Geffini con Beatrice. La strategia sarà piaciuta ad Alfonso Signorini, lo vedremo stasera. Intanto potrebbe mettere mano proprio ai cartellini. Alfonso è molto adirato per tutto quello che sta succedendo contro Beatrice. Intanto il gioco è gioco, non si può ovviamente non giocare al Grande Fratello, ma forse le squadre che giocano contro Beatrice potrebbero urtare la sensibilità di molti e soprattutto quella di Alfonso Signorini, che probabilmente redarguirà di nuovo sia verbalmente, forse anche con qualche punizione, i Geffini. Mercoledì scorso Mirko è rientrato nella casa come ospite e con un suo discorso notturno ha destabilizzato i Geffini. L'ex fidanzato di Perla ha bacchettato i concorrenti dopo il rimprovero di Signorini. Perla dovrebbe pensare più a se stessa, e lo stesso vale per voi ragazzi. Ovviamente qualcuno ha aperto gli occhi su questo discorso. Dopo il discorso le cose sono drasticamente cambiate e addirittura la Olivieri si è avvicinata a Beatrice e ha parlato con lei di cibo. Ma attenzione, potrebbe essere tutta una strategia. Così come Massimiliano Varese si è messo a ballare con la Luzzi in giardino, lasciando tutti stupiti. Attenzione, perché tutto questo buonismo a questo punto potrebbe rappresentare solo pura strategia. Anita ha risposto ad alcune domande che gli sono state fatte. Ricordatevi sempre, Rosy ha scritto, quello che siamo adesso in una modalità diversa. Anita ha risposto: certo, la modalità che stiamo avendo negli ultimi giorni, e poi tra l'altro non c'è un piano B, è solo così, poi sono anche stanca e non ne posso più. In ogni caso, anche se ci fosse un piano contro Beatrice, utilizzare quindi magari la modalità gentile per andare, diciamo, incontro alla Luzzi, potrebbe essere solo una strategia, o potrebbe comunque a questo punto essere un deporre l'ascia di guerra. Amici di Nova News 24, cosa succederà questa sera? Alfonso Signorini redarguirà di nuovo i Geffini per questa nuova strategia, oppure si complimenterà con loro per la nuova modalità con Beatrice? Amici di Nova News 24, ditecelo voi. Intanto c'è proprio Anita che rischia la squalifica per quello che è successo nella scorsa puntata con il fidanzato. Sembra però che tutto sia passato al momento inosservato al Grande Fratello, e bisognerà vedere stasera cosa verrà fuori, e soprattutto se qualcosa verrà fuori. Diteci cosa ne pensate. Se vi è piaciuto questo articolo mettete sempre il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.